L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 14 voti favorevoli Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega UDC, Brega e Smacchi del PD, Buconi e Carpinelli del PSI, Brutti dell'IDV e 11 astenuti: Chiacchieroni, Galanello, Riommi, Bracco, Cecchini, Cintioli, Mariotti, Locchi e Bottini del PD, Stufara del PRC e Rometti del PSI, la mozione firmata dai consiglieri regionali d'opposizione sul mancato riconoscimento dell'indennità di esclusività ai medici del Servizio Sanitario Regionale. L'Aula ha votato direttamente in quanto nella precedente seduta, quella del 4 agosto, l'atto era stato rinviato per mancanza del numero legale. Maria Rosi, Nuovo Centrodestra, che aveva illustrato in Aula la mozione, si è detta soddisfatta per il voto positivo dell'Assemblea e ha sottolineato la forte spaccatura che si è prodotta nella maggioranza. Con il voto di oggi, ha detto, il Consiglio dimostra la propria vicinanza ad una categoria che, lavorando in silenzio, tiene alto il livello della sanità umbra. Il Consiglio invita così la Giunta a riconoscere quanto dovuto ai medici del Servizio Sanitario Regionale, che lavorano in esclusività, così da evitare un aggravio ancora maggiore a carico della collettività. Già altre regioni come la Toscana e le Marche hanno deliberato in merito e anche l'Umbria l'aveva fatto nel 2010. Vista l'importanza della tematica, ha concluso Rosi, ci auguriamo che questa mozione non venga utilizzata come strumento elettorale, facendo slittare il pagamento a ridosso delle elezioni.